Il punto 2, che nel vostro ordine del giorno era al punto 1, adesso lo stiamo leggendo come punto 2, è la costituzione di un nuovo gruppo consigliare presa d'atto da parte del Consiglio Comunale. Allora, noi abbiamo ricevuto nei giorni scorsi, è questo? Una comunicazione con la PEC il 2 febbraio e prego magari Vittorio Di Biase se vuoi leggerlo, sono una dichiarazione. Allora, al signor Sindaco del Comune di Nogara, oggetto costituzione nuovo gruppo consiliare. Era già stato fatto, abbiamo rinnovato per renderlo più formale. Informo il Consiglio Comunale di costituirmi in gruppo consiliare autonomo, denominato Il Coraggio di Cambiare Nogara, il cui simbolo è riportato in calce alla presente. Ciò in conseguenza del comunicato del 5-12-21, protocollo numero 13212 del 6-12-2021, Comune di Nogara, pubblicato dalla lista che mi ha candidato alle recenti elezioni amministrative. In detto comunicato, 10 candidati su 13 hanno preso le distanze da esternazioni pubbliche della candidata sindaca Giada Perini, del tutto estranea ai principi di coesione e di rispettosa dialettica necessaria all'efficacia organizzativa di un gruppo politico-amministrativo. Infine, si prega il signor Sindaco, al fine di informare i consiglieri, o di dare lettura integrale della presente comunicazione, oppure di consentire alla scrivente di leggerlo. La consigliera comunale, data 31-1-2022. E io qui non ho nient'altro da aggiungere. Naturalmente ho fatto questa comunicazione perché è previsto dal nostro regolamento comunale che un consigliere possa anche, appellandosi all'articolo 8, eccetera, eccetera, possa formare un nuovo gruppo anche da sola. Tutto qua. Bene, grazie. Ci sono interventi? Prego. Consigliera Perini, io vorrei consegnare un documento alla segretaria, chiedendole di prendersi un attimo di tempo per leggerlo, per capirlo, se vuole darci un primo parere prettamente giuridico, ovviamente, perché non è legale quello che stanno facendo assolutamente. Per cui volevo consegnare il documento alla segretaria. Non ho fatto un'altra copia, scusatemi, ma perché servono competenze Vuoi giuridiche. leggerlo intanto? No, no, magari lo spiego finché la segretaria lo legge. Io lo so qual è il contenuto. Non lo so, ditemi voi, È un cioè. parere del Ministero dell'Interno, è inutile che stiamo a Ah, leggerlo. Serve alla ok. segretaria. Beh, Se allora posso spiega. consegnarglielo, io lo spiego. Bisogna spegnere. Sì. Spento. No, no. Vuole una risposta adesso su questo? Già non ho capito. No, segretaria, io non voglio una risposta adesso da lei perché io non le chiedo di fidarsi di me sulla parola. Io le chiedo di prendersi il tempo di fare delle ricerche perché è chiaro che se adesso io le do questo documento qua, questa ricerca qua è stata fatta da me e da alcuni avvocati amministrativisti. Però lei mi potrebbe dire, beh, senti, le faccio un esempio, il parere dell'11 gennaio 2006. Lei mi potrebbe dire, vabbè, questa è la tua ricerca, ma io che ne so che dopo non sono intervenuti altri pareri difformi del Ministero dell'Interno, quindi io non le chiedo assolutamente mai. Le chiederei di fidarsi di me sulla parola. Le chiedo di congelare, se, allora intanto di leggerlo, di farsi un'opinione, perché se mi dice una castroneria la chiudiamo qua. E, le chiedo di congelare questo punto all'ordine del giorno, perché lei non può avallare, come ben sa, io non sono un amministrativista, non si possono avallare degli atti che non sono giuridicamente validi. Se no, che cosa potrebbe succedere? L'alternativa che mi è venuta in mente, quale sarebbe? Intanto avallare il punto all'ordine del giorno. Però ci sarebbe la spada di Damocle dell'effetto retroattivo, se poi non fosse legittimo l'atto, lei dovrebbe saperlo meglio di me, no? Per cui le chiedo intanto se posso consegnarle questo documento e di congelare il punto all'ordine del giorno per questioni giuridiche, poi lo chiederò al sindaco per questioni di opportunità politiche, ma quello è il suo ambito, è l'ambito del sindaco, quindi quello lo chiederò a Flavio. Io chiedo, scusate. Come io sono stata trasparente a presentare un documento e l'ho letto in Consiglio Comunale, anche se quel documento che deposita la collega verrà, diciamo, congelato, nel senso che dovrà essere sottoposto all'attenzione della segretaria, non può essere, non è secretato. Quindi io ho il diritto, come tutto il Consiglio,
e la cittadinanza a casa, che il documento venga letto in maniera trasparente e che noi tutti possiamo avvalerci di questo documento e capire quali sono. Quindi non, io non voglio che lei mi spieghi, che tu mi spieghi il tuo documento, io voglio che tu leggi quello che tu hai depositato come io ho letto il mio. Va bene, se abbiamo tempo lo leggo. Un avvocato dovrebbe saperlo. Sì, perché è lungo, è un parere, grazie. Vabbè, intanto lo leggo finché Sì, andiamo avanti, se no... No, ne ho un'altra copia. Visto che hai una copia, fa le copie per noi e poi intanto puoi leggerlo. Intanto lo leggo, questo che chiedevo. Sì, direi di sì. Allora, parere del Ministero dell'Interno, 11 gennaio 2006. Poi anche senza mascherina. Scusate. Consigliera Perini. Allora... testo del parere. Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere di questa direzione centrale in merito alla questione posta da due comuni, in merito all'uso e alla riproduzione di un simbolo presente nel contrassegno di un partito. Si ritiene che non sia legittima la posizione del simbolo parzialmente distintivo del contrassegno di un partito politico, sia affiancata allo stemma comunale sui biglietti di invito o di auguri del sindaco, sia sul cancello principale della sede municipale in sostituzione dello stemma del comune. La stessa si pone chiaramente in contrasto con le funzioni e il carattere istituzionale del comune, la cui amministrazione rappresenta non una determinata parte politica, ma la comunità dei cittadini. Apro una parentesi, sta parlando della fattispecie da cui è nato poi tutta l'iter giuridico. Ed è pertanto potenzialmente lesiva della collettività che non si identifica con quell'idea politica. In entrambi i casi l'utilizzo del simbolo del partito non risulta, a parere di questo ufficio, esente da perplessità riguardo l'uso proprio degli elementi distintivi. La questione prospettata, anomala e peculiare per la circostanza che sia un ente locale sindaco ad utilizzare il simbolo di un partito politico, si pone sia sotto il profilo soggettivo a livello di capacità giuridica e quindi dell'idoneità ad essere soggetto di diritto a far uso di un simbolo che non è distintivo dell'ente locale nel suo insieme, bensì dell'ideologia politica di un partito, sia sotto un profilo oggettivo come vizio di identificazione del soggetto esponente, il comune, che può essere rappresentato esclusivamente dallo stemma comunale unico deputato a tale funzione di cui viene fatto un uso improprio. La normativa speciale vigente nella materia elettorale nulla dispone specificamente in punto di disciplina dell'utilizzo a tutela dei segni distintivi di partito, se non finalizzata a quella della presentazione delle candidature e delle liste. Vi devo leggere anche gli estremi normativi, consigliera Di Biaso, si fida? Ok, articolo 2 DPR numero 132-93, articolo 14 DPR 361-57. Nella materia la giurisprudenza amministrativa si è formata sotto il profilo della tutela di tali segni distintivi, intesi quali insieme di elementi grafici essenziali in cui si riassume l'attitudine individuante del partito, principalmente riguardo la violazione dell'articolo 33 del DPR 570 del 1960, per aspetti connessi alla ricusazione di contrassegni identici e facilmente confondibili con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici. Tale giurisprudenza, affermatasi per garantire comunque la libertà del diritto costituzionalmente garantito al voto, fa emergere quanto essenziale sia perché il libero confronto tra formazioni politiche di fronte al cittadino elettore avvenga in modo corretto e leale, l'uso di nomi e simboli non equivoci, che ne consentano la sicura identificazione da parte di tutti. Ai nostri fini emerge che l'appartenenza del simbolo ad un partito è il principale elemento identificativo del gruppo e che deve essere unico e inconfondibile rispetto a quello degli altri partiti e quindi anche di altri soggetti giuridici che con esso non possono identificarsi. Se quindi il simbolo rappresentativo del gruppo politico o una parte significativa dello stesso è usata da un'amministrazione comunale, è chiaro che si palesa l'appartenenza dell'esponente alla parte politica rappresentata dal simbolo stesso a scapito della minoranza, ponendosi in contrasto con il principio generale per il quale il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e alla corretta amministrazione. In particolare il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, rappresenta tutti i cittadini e non solo gli elettori, appartenenti alla sua stessa compagine politica, ma anche quelli che hanno espresso una diversa preferenza. Ciò nell'ambito dei segni distintivi si traduce nell'esposizione dello stemma e del gonfalone come ente esponenziale di una comunità e non di altri simboli fuorvianti dell'identità collettiva.
Va peraltro rilevato che l'articolo 12 del DPR 121 del 2000 prevede che la materia dell'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto di autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni, fermo restando l'obbligo di esposizione congiunta con la bandiera nazionale o quella europea del vessillo o del gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultima e osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. Tale norma è stata interpretata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Cerimoniale di Stato, cui è ascritta la competenza nella materia dell'esposizione della bandiera nazionale, nel senso che ha confermato che sugli edifici pubblici degli enti locali alle bandiere nazionale ed europea possono essere aggiunte le rispettive bandiere ufficiali ed ha espressamente affermato che non possono essere esposti simboli privati, quali insegne di partito, simboli di associazioni e organismi vari. Analoga preclusione si ritiene che debba valere anche per l'accostamento di tale insegna allo stemma comunale. Lo stemma del comune della provincia, che ad oggi trova la propria disciplina nel Regio Decreto 7 giugno 43 numero 651, reso esecutivo con Regio Decreto 652, grazie, 43, forma oggetto di proprietà da parte del soggetto ente che si identifica con la riproduzione grafica, che quindi può esercitare facoltà e poteri propri di questo diritto. Anzitutto la tutela contro atti appropriativi, quali quello di usurpazione totale o parziale del titolo, ma anche contro un suo uso improprio o comunque non consentito. La tutela dello stemma come elemento grafico rappresentativo dell'identità dell'ente è riconducibile nell'ambito della tutela del diritto al nome prevista dall'articolo 7 del Codice Civile. Tale tutela copre il diritto all'uso e assicura la cessazione del pregiudizio derivante dall'uso che altri indebitamente ne faccia, prevedendo anche il risarcimento dei danni. Ciò posto, tali principi vanno rapportati alle disposizioni dell'ordinamento degli enti locali. Occorre a tal fine richiamare l'articolo 6,2 del TUEL, qui hanno sbagliato, numero 267-2000, che demanda allo statuto, quindi all'autonomia dell'ente locale, la determinazione dello stemma che forma oggetto di identificazione statutaria. Risulta evidente che in linea generale la disciplina dell'uso di tale elemento distintivo deve trovare adeguata soluzione in quella autonomia normativa e organizzativa, significando che le modalità di utilizzazione dello stemma comunale debbono formare oggetto di specifica disciplina regolamentare dell'ente, che legittimamente può rimetterne la valutazione caso per caso al preventivo vaglio della Giunta. Si soggiunge che in altri pareri questa direzione ha sostenuto che l'uso dello stemma, in particolare da parte di un gruppo consiliare, non sia incompatibile con norme o principi di carattere ordinamentale, ove si consideri che il gruppo, seppure di minoranza, configura comunque una componente istituzionale dell'ente locale, del quale lo stemma rappresenta l'emblema identificativo. Quella minoranza potrà quindi rivendicare l'uso proprio dello stemma del comune, quale elemento unitario di identificazione dell'ente nella sua complessità, e potrà quindi di attivarsi nelle opportune sedi ove ritenga che sia stato leso quell'elemento distintivo, anche se indirettamente, attraverso l'esposizione di altro simbolo riproducente segni grafici di una fazione politica a cui peraltro appartiene la maggioranza. Posto quindi che lo statuto costituisce la sede naturale per disciplinare la materia, ove lo stesso nulla disponga, come nel nostro caso, quindi non è corretto l'indicazione che ha dato Vittoria, è opportuno che l'uso e la riproduzione dei segni identificativi dell'amministrazione comunale avvengano con la cautela necessaria ad assicurare che non vi sia strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza di documenti e ancora più che siano circoscritti all'esercizio del munus istituzionale di cui il singolo o il gruppo sono investiti. Ad esempio, nell'utilizzo della carta intestata occorre la contemporanea presenza dello stemma del gruppo e la specifica indicazione gruppo consiliare per fugare tale rischio. Comunque una presa d'atto questa, quindi non veniva votata, però insomma possiamo riservarci di approfondire l'argomento. Quindi sì, lo rinviamo come punto. Ah, ecco, quello volevo capire, cioè adesso Vittoria è capogruppo o no? Beh, se lo rinviamo si cogia la situazione così. Se, allora è prossimo. Noi abbiamo già preso atto del nuovo gruppo, ok? La collega ha presentato
la sua contestazione. Allora, quindi il gruppo, il mio gruppo non viene congelato, perché prima bisogna approfondire. In base all'approfondimento decideremo se la collega ha ragione oppure no. E prenderemo atto. Adesso congeliamo solo il momento del problema. Il congelare vuol dire che lo sospendiamo e lo riportiamo. Congelare l'approfondimento e dopo decideremo, c'è una questione in atto. Adesso noi abbiamo votato e abbiamo preso atto. Adesso, siccome lei non ci ha dato, se fosse stata più corretta, avrebbe dovuto presentare quel documento alla segretaria, come ho fatto io, non dico lo stesso giorno, ma dovrebbe dovuto dare alla segretaria la possibilità di prepararsi, e oggi, invece di fare questo doppio giochismo, che non ha voluto andare dalla segretaria, non ha voluto presentarsi, ha voluto fare tutta la sua preparazione avvalendosi dei suoi colleghi avvocati, vabbè, non mi interessa. Chiunque, sto finendo, ok? No, di tutti i tuoi, chi ti ha aiutato, non credo che tu abbia fatto tutto da solo, il tuo dominus, non mi interessa con chi tu hai preparato questo documento. Allora non chiamarmi in causa, va bene Vittoria? Ok, sta calma che io non sto alzando la voce, sto semplicemente dicendo... No, mi fai di peggio, non stai alzando la voce. Sì, cara, ok. Lasciamo stare, perché io non ho mai aggredito nessuno sui social. No, allora, no, hai fatto di peggio, Vittoria. Hai ragione. Non rispondo a persone che non sono intellettualmente oneste, che avrebbero dovuto presentare questo documento e non far fare alla segretaria la figura di una persona che adesso si deve documentare, perché tu lo dovevi presentare prima e la segretaria doveva esaminarlo insieme al mio comunicato e avrebbe dovuto dire... sì o no a uno e all'altro. Siccome tu l'hai fatto qui seduta stante, la presa d'atto viene, è stata già presa d'atto e non può essere annullata perché tu fai un documento che in questo momento non dovevi presentare e non è all'ordine del giorno. Chiaro? No, non è all'ordine del giorno, perché tu non l'hai presentato all'ordine del giorno, l'hai presentato adesso, non lo volevi neanche leggere. Non è nelle delibere dell'ordine del giorno. Se tu eri onesta intellettualmente, lo dovevi presentare. Stava scritto nella delibera all'ordine del giorno, il mio e il tuo documento, e la segretaria, non devo insegnarti io queste cose, mi dispiace, ma un po' di diritto l'ho fatto anch'io, e poi sai, a 67 anni, dopo 10 anni di amministrazione, qualcosa ho capito anch'io, e quindi nelle delibere consigliere dell'ordine del giorno non c'è, questo documento è clandestino, chiaro? Quindi la segretaria deve avere modo giustamente di approfondire, la presa d'atto c'è. Quando la segretaria deciderà se hai ragione o meno, lo metterà all'ordine del giorno e vedremo e andremo anche a prendere atto della questione. Talmente onesta, lo presentavi prima, dando modo alla segretaria di mettere nell'ordine del giorno, ma il tuo doppiogiochismo non va bene. Tu devi essere onesta, devi essere coraggiosa. Hai un dominus che ti sta facendo diventare arrogante. Non ho parlato di colleghi, ho parlato a singolare. No, 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 non ho parlato di collega, sto parlando di dominus. Tu lo sai il latino meglio di me, quindi... Allora, non me ne frega niente chi è, ok? Tu non sei onesta intellettualmente, allora sei tu, prenditi la responsabilità di essere onesta intellettualmente, presenta il documento, dai la possibilità correttamente alla segretaria di documentarsi e di mettere all'ordine del giorno. Questo tuo documento non c'è all'ordine del giorno. Punto. Chiaro? C'era un intervento? No, vi siete chiarite fra di voi? Sì, sì, prego. Allora, si vede che la consigliera Di Biase non è avvezza alle ricerche giuridiche. Ho cercato fino a un quarto d'ora prima il Consiglio Comunale un parere contrario a tutela proprio della consigliera Vittoria Di Biase, perché è del 2006, me ne rendo conto che è abbastanza datato, vero? Per cui ho cercato fino ad un quarto d'ora prima del Consiglio un parere, un sacrosanto parere contrario. Va bene, Vittoria? Questo per sottolineare la mia onestà intellettuale e non la tua.
Un'altra cosa, io ho chiesto un parere giuridico alla segretaria, ma Flavio, ma tu sei sindaco, per cui adesso spostiamoci su un altro piano, sul piano dell'opportunità, vuoi creare un precedente? No, perché sennò domani Montemezzi si sveglia, dice, ah, guarda che bello il sindaco, il simbolo del sindaco, lo faccio anch'io simile, perché se dici di sì a Vittoria lo possiamo fare anche io, Montemezzi e Marconcini, infatti è un precedente. Noi, i dubbi, no, sei finito? Sì. I dubbi che stavamo discutendo adesso con la segretaria proprio sull'uso del simbolo, più che... Allora, a dire Vittoria è capogruppo del suo gruppo, della minoranza, della minoranza, della minoranza, va bene. Non è che non stiamo, giusto, vi siete divisi, però l'uso del simbolo troppo simile al tuo, mi sembra che a me che create confusione, voi fuori più che a me, perché io vi distingo, ok? Però fuori anch'io ho visto dei manifesti col mio viso e pensavo che li avesse fatti già da Perini, sinceramente. Poi ho letto meglio. Ok, però ecco, se ho fatto confusione io, un cittadino che ha votato qualche mese fa, può farla anche lui la confusione. Quindi va a discapito vostro e dei vostri elettori, secondo me, questo modo di comportarsi. Quindi, secondo me, noi possiamo dire, ho discusso anche con la segretaria, accettiamo questo discorso di separazione perché è inutile che vi teniamo assieme se non andate d'accordo, però sull'uso del simbolo bisogna congelarlo perché attualmente è in mano a Giada Perini, secondo me. Allora, non si può fare la storia con il secondo me, perché Flavio, il simbolo una volta che succede, cioè sinceramente allora, io ho fatto non è che ho un'esperienza enorme, però la mia argomentazione è logica. Come mai la consigliera comunale non ha... Allora, siccome... Lascia stare che io conosco bene come sei tu e come sei brava a... Ok, tu sei molto brava a manipolare le cose. Paolo Andreoli no, invece, vero? Non manipola nessuno. Qui non c'è Paolo Andreoli, c'è Vittoria Di Biase. Allora, il problema, la differenza tra me e te, sai qual è? Che io, sai chi sono io? Io sono un'aliena. Perché sai perché sono un'aliena? Sono un'aliena perché io dove vedo orizzonti, tu vedi muri. Dove vedo... Fammi parlare... Sì, ecco, andate uno alla volta perché sennò fate confusione anche quelli a casa. Mi rispondi. Soprattutto. Io amo il confronto, la concertazione. L'ho fatta anche prima, ok? Amo il confronto, la concertazione... Tu sei capace, tu stai ricattando il sindaco, stai dicendo al sindaco che se tu dai questo precedente, dai luogo agli altri, è la tua tattica. Prima tu hai detto a me, tu ti sei fatta bella dicendo io faccio integrare, però tu lo devi togliere dal tuo sito, quando no, io invece sì, veramente... no tesoro, tu non fai niente in maniera gratuita, tu fai niente, fai tutto per... Hai ragione, io sono vergognosa. Sai qual è il problema? Il problema, il problema è... Scusa, scusate un secondo, no, giusto anche per... Capisco che Giada sia magari alterata, però stiamo discutendo qualcosa. Io sto dicendo, nella maniera... Io sto lavorando sull'ordine del giorno. All'ordine del giorno non c'era? Bene, hai fatto tardi? Ok. La prossima volta la segretaria guarderà e ti dirà se hai ragione o meno. Se hai ragione, noi toglieremo il simbolo che dall'altro è free. Se invece hai torto, noi lo terremo. Ma non c'è... Qual è il problema di scannarsi proprio adesso? Quello non capisco. Non c'è problema. E smettila di citare persone che sono assenti. No, Paolo Andreoli perché... qua non è assente. Smettila. Ma tu devi avere qualche problema, tesoro, ti ho sempre detto che hai qualche problema, cara, perché se la tua sessione, Paolo Andreoni, la mia non è, io parlo come... Beh, Vittoria Di Biase. Allora, prego, punto. Giada, okay? Se ha finito Vittoria, prego Giada, prendete il microfono, è diverso. Uno spegne e l'altro accende. Devi spegnere, se no... Okay. Io non accetto delle lezioni di correttezza da parte di una lista che adesso le dico tutte, mi dispiace, non si potrebbero neanche dire queste cose qua, domani mi beccherò una denuncia. Allora, hanno attivato i simpatizzanti della lista per chiedermi le dimissioni, sono crollata psicologicamente, ok? Ve lo giuro di fronte alla vita di mia sorella. Poi hanno chiamato in causa una consigliera del comune di Somma Campagna, che mi sono chiesta, ma che cavolo gliene
frega a una consigliera del comune, insomma, campagna del comune di Nogara. E questa qua poi privatamente, dopo, perché l'ha sgamata mia sorella, perché io non sono così furba, non sono così, non ho le strategie in mente, come mi ha detto Vittoria Di Biase, l'ha sgamata mia sorella, le ho parlato privatamente e mi ha ammesso di essere un'amica di un mio ex candidato. Ok, chiusa la faccenda. Poi hanno creato due profili Facebook falsi che continuavano a scrivermi, a chiedermi dimissioni, a stressarmi psicologicamente. Perché? Perché ero appena uscita dalla depressione, ok? Per cui lo sapevo, ho fatto 4 anni di depressione, lo sapevano che quello era il mio punto debole perché mi stavo appena recuperando. Paolo Andreoli lo sapeva perché ero in cura, perfetto. Per cui hanno trovato proprio il mio punto debole e ho sfiorato l'anoressia, per cui rischiavo di non uscirne. Bene, fatto questo, cosa hanno pensato di fare? Il qui presente Luca Santoro, che sta ridendo, mi ha scritto: beh, ma senti, se tu non hai tempo, e ce l'ho ancora il messaggio forse, tu per fare politica devi essere presente mattina, pomeriggio, sera e notte. La consigliera Di Biase è presente mattina, pomeriggio, sera e notte? No, perché adesso ve lo dico io. Allora, 30/10/2021, apertura della stagione teatrale. Bertolini, che era del Partito Democratico, presidente del teatro. C'era la Vittoria Di Biase in rappresentanza, qualcuno l'ha vista? Perché c'eravamo io, Marconcini e Montemezzi. 4/11/2021, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. C'era il gruppo di Montemezzi, perché c'era anche Marconcini, che ci siamo parlati, non c'era la Vittoria. 27/11/2021, giornata in memoria della violenza sulle donne, organizzata dalle Donne Democratiche, c'ero io in rappresentanza del partito. 11/12/2021, apertura dello sportello di malati di fibromialgia. L'hai vista, Flavio, quel giorno lì? No. 27/1/2022, spettacolo teatrale in occasione della giornata della memoria. C'ero io, in rappresentanza del Partito Democratico. 25/2/2022, momento di preghiera per la pace. Avete visto la consigliera Vittoria Di Biase? No. 26/2/2022, evento a Isola della Scala contro la discarica di Sorgà, visto che sono ambientalisti. L'avete vista? Il vice sindaco l'ha vista? No, perfetto. Allora, mi stanno cacciando dal Partito Democratico. Ho sentito prima il presidente della commissione di garanzia perché attacco il Partito Democratico di Nogara. Mi vogliono cacciare senza contraddittorio. Perché senza contraddittorio? Perché entrare in contraddittorio con me significherebbe dover ammettere tutte queste porcate qua che stanno facendo, va bene? Per cui il contraddittorio l'ho chiesto io al Partito Democratico. E se mi espellono, non faranno in tempo, perché prenderò le distanze dal Partito Democratico. Perché io non ho niente da nascondere, non ho strategie in mente. La verità è che Paolo Andreoli conosceva il mio punto debole e hanno agito proprio su quello, per cui dopo i manifesti che sono stati messi in comune a Nogara, di cui ti ringrazio per aver parlato con i medici di base, perché pochi giorni dopo sono andata a farmi le analisi, fatalità, prima di scoprire di essere positiva, ho incontrato del personale sanitario che mi ha detto: insomma, tua sorella ha lavorato qua, cioè non è stata una bella cosa che hai fatto. Mi sono messa a piangere di fronte ad un'infermiera, ci volete credere? Perché mia sorella non ha lavorato in ospedale, ma ha lavorato per la casa di riposo e andava a portare le provette di sangue allo Stellini, forse l'assessore se lo ricorderà, per cui tutti la conoscono lo Stellini, e mi hanno chiesto: tua sorella era una nostra collega, tu ci fai una cosa del genere? E per fortuna che eri andato tu a parlarci, Flavio, perché chi è che si è assunto la responsabilità di placare i medici di base? Io no, perché ero positiva, li ho sentiti telefonicamente, ci sei andato tu a risolvere tutto. Questo è stato, Flavio, hai risolto tutto tu. E adesso ti faccio anche delle altre domande. È vero, Flavio, che sei stato corteggiato dal Partito Democratico o me lo sono inventata? Corteggiato adesso... Ti hanno chiesto di fare la lista insieme, sbaglio? Beh, abbiamo avuto incontri un po' con tutti i partiti. No, Flavio, non dire bugie. No, Partito Democratico, sì, abbiamo avuto un incontro. Ti ha chiesto di fare la lista insieme, giusto? È venuto a parlare con te. Di partecipare alla nostra lista, No, beh, del pubblico non si potrebbe parlare. Esatto, quindi... senza l'autorizzazione. Già stiamo facendo qua degli strappi alle regole che... impressionanti stasera. No, sì, col Partito Democratico abbiamo... Volevano metterti sindaco e fare la lista con te, te lo dico io, va bene? Volevano fare... Sì, beh, certo, questo è... Non perfetto. È che ci parlavo per mettere uno del PD, Perfetto, io mi sono sfilata. È vero che l'ex sindaco Paolo Andreoli è venuto, ti ha chiamato prima che tu facessi la tessera della Lega per fare la lista insieme? Sì, è vero anche questo. E non gli interessava niente dello Stellini in quel momento lì a Paolo Andreoli? Questa è una cosa gli strana, interessa adesso? No, è una cosa sbaglio? Strana perché abbiamo fatto anche 5 anni di opposizione assieme e anche con Vittoria. Trovarmi sui muri di Nogara come un delinquente non è stata una bella cosa. Oltretutto vengo descritto come... quello che mette giù il telefono ai medici di base, cioè che non si dà da fare per i medici di base, e non è una bella cosa. Sul fatto dell'ospedale, ma lo discuteremo dopo. Loro hanno fatto un'interrogazione
che poi non so perché strada facendo è diventato un manifesto, in cui la più brutta cosa, lasciatelo dire Vittoria, io ti ho messaggiato per capire se era il manifesto suo o del PD, ho chiesto anche al PD se lui si riconosceva nel manifesto e Bertelli mi ha detto di sì, perché mi ha detto che è ancora segretario Bertelli, no? Anche lì è stato eletto in modo certo, un po' bizzarro. Bertelli è ancora segretario, però mi chiedo come mai che non accettano il contraddittorio se hanno così tante prove come di me, contro di me, se sono una stratega. Perché non mi fate fare una brutta figura di fronte al partito? Andiamo di fronte alla commissione di garanzia insieme, mi fate fare una brutta figura in contraddittorio. Davanti a un partito che non è molto presente sul panorama. Non è per niente presente, ed è contro lo statuto, non si è manco letto lo statuto del suo partito, capisci? Io vi dico una cosa sola, ci sono rimasto un po' male quando ho sentito che la riunione per eleggere il segretario del PD era stata fatta nella sede della Baita del Zegno, dove il padre è presidente. Allora, quando si fanno queste riunioni, si fanno in sale aperte come questa e si può invitare la popolazione. Così mi ha sempre detto un sindaco che ha fatto 23 anni qua, quando io ero di Forza Italia. Mi diceva, tu fai pure le riunioni in una sala pubblica, ma soprattutto di partito devi invitare la popolazione. E io così facevo perché lui mi diceva questo. Adesso vedo che il PD va addirittura a rintanarsi in una sede che è del comune, tra virgolette, le manutenzioni le fa il comune e non dice niente al comune, non ho visto nessun volantino in giro. Ecco, questa è la cosa che mi ha un po' perplesso. Ma il problema è più grande. Io non a caso al primo consiglio comunale ho fatto gli auguri alla Bellani. Ve lo siete chiesti perché ho fatto gli auguri alla Bellani? Glieli ho fatti perché è una persona giovane. Certo, anch'io sì, ho fatto. E poi le ho mandato anche un messaggio dicendole che se dovesse avere bisogno, da me troverà sempre un aiuto disinteressato, senza spingerla né a destra né a sinistra. Perché? Perché non c'è spazio per i giovani. Non c'è. Perché il comune è sempre in mano a quelli, va bene, gira, rigira, ci sono sempre quelli. Non c'è la possibilità per una persona giovane di far politica. Allora io capisco se facessi politica sporca, allora dici vabbè, sei giovane quanto vuoi, però ti allontaniamo perché effettivamente non sei una persona corretta, fai le strategie, addirittura ha strumentalizzato la firma che le ho messo prima, che invece ve lo giuro, guardate sulla vita di mia sorella, che è la persona per me più importante, che l'ho messa perché condivido la proposta di Vittoria Di Biase, per questo l'ho messa, per onestà intellettuale. Non c'è spazio perché ci sono sempre quelli che fanno fatica a lasciare la poltrona, però mandano allo sbaraglio i giovani, va bene, perché questo è stato fatto con me, mi è stato detto tu sei giovane, sei una donna, sei laureata, sei il cambiamento, però poi lo sapevano che io non avrei resistito in consiglio comunale senza di loro e Paolo Andreoli a poco ha iniziato a farmi mancare il suo appoggio, poco a poco, ma non si è mai esposto, lui non mi ha mai chiesto le dimissioni e l'ha già fatto con la consigliera Poli e io ero stata l'unica a non votare il documento in cui si chiedeva alla lista, perché questo ha chiesto Paolo alla lista quando c'era la consigliera Poli, votatemi questo documento in cui la disconosciamo, sono stata l'unica a non votarlo, pur essendo stata la prima a litigare con la consigliera Poli, la prima. Allora, ecco, come al solito entriamo nel merito delle questioni, addirittura si è scritto. Allora, io non sono nata oggi, sono nata solo 67 anni fa, non devo dimostrare niente. Tutta la mia vita è una testimonianza di quella che sono, di quello che ho fatto e della mia onestà intellettuale. E dei 3 mesi dove io ho cercato di fare da pontiere con la Giada. E se la Giada dice che io ho detto una parola contro di lei, allora veramente, veramente non discuto più con lei, perché non ne vale la pena. Allora io non ho mai risposto a nessun attacco che ha fatto la Giada. No, avete chiesto al partito di espellermi. Io non sono il PD, io non so. Allora, il problema è un altro, Giada. Ti ho detto che tu, Giada, ti ho detto, allora mi devi far dire, siccome tu hai detto tutto. Ok, e io ti dico adesso anche il tuo nome e cognome. Io non faccio minacce con l'audio come me ne hai fatto tu e non ti ho risposto. E fammi finire di parlare perché io ti ho ascoltato. Anche se sei una ragazza di 28 anni, ti ho ascoltato proprio perché sei una ragazza di 28 anni, chiaro? Allora, io rispondo solo qui in Consiglio Comunale, non rispondo sui social, ok? Perché non ho tempo da perdere. Perché io non devo
screditare le persone, perché io non provo né odio né rancore nei tuoi confronti. Tu sei un avversario politico da questo momento, visto che hai detto che appartengo a un gruppo che non è democratico, punto. Allora il problema è che tu non sei voluta più venire nel gruppo, e io, fammi finire però, perché adesso devo dire la mia verità e non entro nei particolari. Non voglio entrare, perché a questo consiglio non interessa entrare in questi particolari. Allora, ti ho detto, vieni nel gruppo, partecipa al gruppo, io faccio 10 passi indietro e sei tu la candidata sindaca. Sei tu che hai rifiutato il gruppo e non sei voluta venire, ok? Ti ho anche detto, per il bene della sinistra italiana, ti ho anche detto che io non ho mai, dopo che ho perso e mi sono candidata a sindaca, quando io ho perso non ho ritenuto i cittadini responsabili della mia sconfitta, semplicemente ho detto, evidentemente i 10 anni che ho fatto di lavoro probabilmente non mi hanno capita, ma non c'è, io non ho odiato nessuno, non ho detto a nessuno avete messo la mia faccia e mi avete strumentalizzato, io mi sono rimboccata le maniche e mi sono rimessa a studiare, mi sono fatto un corso di abilitazione e sono andata a insegnare nella scuola media superiore, 15 anni dove sono stata benissimo con i giovani, ok? E non ho più partecipato a nessuna lista politica. Perché? Perché il partito di sinistra era diviso. Questa volta che era unita, ho detto va bene, ho visto la candidata sindaca, una ragazza giovane, ho detto va bene, il PD, una lista civica dove siamo tutti insieme, mi va bene. Quando io ti ho ricordato questo, ti ho detto, e mi raccomando di non dire di no, perché sennò veramente chiudo il dialogo con te, perché la verità non si può negare, ti ho detto, ascolta, mettiamo da parte rancori, perché il rancore personale non c'entra niente con la politica, per il bene del partito, scusami, per il bene della lista e della sinistra unita che finalmente si riunisce, chiudiamo, mettiamo una pietra su e andiamo avanti. Tu hai accusato di aver usato la tua faccia, ma scusa, ma io ci ho messo anch'io la faccia, che ti pensi che ci ho messo qualche altra cosa? E gli altri 10, cosa, e gli altri 13, cosa credi che ci abbiano messo? Ci hanno messo la faccia, vero? E tu parlavi solo della tua faccia, ti hanno strumentalizzato. E sai cosa mi hai risposto quando io ti ho detto per il bene del partito, per il bene del PD, per il bene dell'unità, della sinistra, rientra nel gruppo. Tu mi hai detto non rientrerò mai nel gruppo e mi hai anche detto e ripetuto, e se dici di no vuol dire che sei proprio non poco, vabbè, non dico niente, non voglio, a me non mi piace giudicare le scarpe degli altri, mi metto nelle scarpe degli altri, ma i passi degli altri non li voglio giudicare, ti assumi tu la responsabilità. E tu mi hai detto, ma Vittoria cara, io fra 5 anni mi voglio candidare con la destra. Se dici di no vuol dire che sei, guarda, fai bene a toccarti le mani, i capelli, perché è proprio da vergognarsi, questo hai detto. Questo mi hai detto. E io non ho nessun, e io ti ho detto, ma cosa stai dicendo? Punto. Questa cosa io non l'avevo mai detta, non l'ho mai scritta e adesso te l'ho detta. E se io, se vuoi, siccome devi sapere che sei un avvocato, nelle cause di divorzio, fra un po', oh, non ti stare che non minacciare perché ti dico che sei avvocato, fra un po' lo diventerai, te lo auguro con tutto il cuore. Allora, devi sapere che comunque sai più di me di diritto, che nelle cause di divorzio gli screenshot, gli audio, servono anche come prova. Stai attenta perché io ho tutti i tuoi, tutto quello che tu mi hai mandato, inviato alla lista, tutti quanti, e c'ho io, e c'ho anche la data quando tu hai detto... No, non li tiro fuori perché io sono una persona corretta, perché quella la ritengo qualcosa di privato. No, hai ragione, tu non hai niente da nascondere. No. Ok, bene, allora io la chiudo qua. Da questo momento io non entro più nel merito del dibattito, perché io dibatto... Allora, io a 67 anni ho imparato che non si può dare, prestare attenzione a tutti, soprattutto alle persone che non sono oneste intellettualmente, e tu non lo sei, punto. Non so per quale motivo non lo sei, perché tu c'hai l'incubo, tu vedi complotti, trame dappertutto, e io vedo confronto, anche duro scontro, lo so benissimo. Tu credevi che, tu quando mi hai scritto, che bello, sono contenta, perché tu credevi che la mia gentilezza sia...
e la mia mitezza sia debolezza. Ti sbagli. Io ho la mia testa. Ero contenta di essere entrata in consiglio. Certo, con me. E io ero felicissima. Ma il problema è che tu non hai tu volevi che io e te lavorassimo in consiglio ed escludessimo tutta quanta la lista che ci ha portati qui in consiglio. Ma si può essere così ingrati? Sei un'ingratta. Punto, perché hanno lavorato per te, ti hanno supportato e se noi siamo qua, io non ho fatto un giorno di propaganda. Ma cosa hai ringraziato? Cosa hai ringraziato? Dovevi ringraziarli venendo nel gruppo, non uscendo dal gruppo. Se uno è grata, tu a 28 anni, ma credi già di sapere tutto? Dopo io ho amministrato 10 anni, ho fatto opposizione, ma non credo di aver imparato. La politica è dura, bisogna studiare, documentare. Ma tu sai già tutto della politica? Ma tu dove invece di vedere incontro, confronto, anche duro, io lo so che sono tosta, ma certo che lo so. Però non rispetto le persone, perché la mia stima per Omar, per la Bellani, per la Mantovani, per Marco, non cambia. Il problema di fare, io la schiena dritta, dico quello che penso, ma non dico che tu sei una delinquente, che quello è un delinquente, che quello... Hai ragione, infatti mi conoscono tutti come una persona falsa. Detto da te un complimento, chiudo la mia comunicazione con te. Tutti mi conoscono come una persona falsa. Ricordati che ognuno ha la sua storia e io ho una storia lunga di 67 anni. Occhi dappertutto, basta. Ok. Allora, abbiamo discusso nel frattempo, insomma, con la segretaria come si può gestire questa cosa. Vuole parlare lei, ecco, anche per capire, insomma, com'è il proseguo. Sì. Sì. Allora, io direi, siccome la volontà di costituire un gruppo da parte nostra non è sindacabile, quindi se lei è d'accordo noi possiamo prendere atto della costituzione del nuovo gruppo che fa capo a lei. E in merito al simbolo, siccome la consigliera Perini ha manifestato queste sue osservazioni, ci possiamo riservare per il simbolo. Se poi lei, allora, rispetto alla sua volontà di costituire un gruppo autonomo, questo per noi non ha nessun problema, cioè possiamo prendere atto e da domani lei è capogruppo del gruppo composto solo da lei. In merito all'utilizzo del simbolo, siccome c'è stata questa osservazione presentata dalla consigliere, è giusto approfondire. Ecco, quindi allora se lei... No, ecco, allora mettiamoci ben d'accordo su questo. Da questo momento c'è un nuovo gruppo, ok? Sul simbolo lei approfondirà. Esatto, sul simbolo bisogna che approfondiamo. Quindi ecco, lì dopo, lì, come usarlo fuori, vi... Però intanto sdoppiamo queste due cose. Sì, le dobbiamo dividere. Quindi è come... Esatto, sì, ma state dicendo la stessa cosa. Eh beh, certo, viene considerato un nuovo gruppo, è chiaro. No, sul gruppo non mi sembra... Però, vabbè, aveva obiezioni sul simbolo o no? Più che altro. Scusa, sì, se no a casa non... Grazie Alessandro, scusami. Allora, sto dicendo, nell'ordine del Consiglio Comunale c'era il documento della collega? No, mi pare una cosa, un'argomentazione lapalissiana, logica, per cui se era corretta la presentava prima e se invece non ha avuto il tempo, bene, non c'è problema. Il mio gruppo ce l'ha presa d'atto in Consiglio perché noi abbiamo rispettato i tempi. È lei che ha rifiutato l'incontro con la segretaria, eccetera, eccetera, e ha detto che le faccio compassione perché sono venuta a chiedere aiuto. Non sono venuta a chiedere aiuto, sono stata chiamata dalla segretaria comunale a risolvere il problema, perché tutti i cittadini sapessero, se fossimo stati un po' più democratici, avremmo risolto in maniera tranquilla. Io avrei presentato il comunicato, le veniva... E come mi ha detto in suo audio, subito mi ha detto, tu sei la capogruppo del gruppo il coraggio di cambiare Nogara e io sono un indipendente, mi ha detto.
Bene, in un audio se vuole glielo faccio sentire, così se lo memorizza. Dopodiché ha cambiato idea, perché evidentemente ci ha riflettuto. Ok, ha cambiato idea, per carità, io non giudico il fatto che abbia cambiato idea, però le regole si rispettano. La presa d'atto del nostro gruppo c'è, punto. Approfondiremo sia la segretaria, ma anche io approfondirò, perché giustamente lei si è consigliata con gli esperti e anch'io mi consiglierò con gli esperti e vedremo se io ho torto, se il mio gruppo ha torto, eliminiamo il simbolo. Se lei ha torto, vediamo chi ha ragione fa, avviamo una gazza, non c'è problema, visto che non ha avuto il buon senso di continuare come aveva detto prima, perché io ce l'ho l'audio dove lei mi ha detto io da questo momento sono un indipendente e tu sei la capogruppo di Il Coraggio di Cambiare Nogara. Perché? Perché lei non viene nel gruppo, lei non è più venuta nel gruppo, punto, ok? E dopo in quell'audio mi ha anche minacciata e lasciamo stare di cosa, perché non mi va di fare, ma par di essere una palla telenovelas di Dallas. Io non vengo a fare il vittimismo. Io non parlo dei miei problemi personali, non faccio il vittimismo. E quando io non sono andata a teatro, avevo comprato il biglietto, sono stata male. È inutile che lei si vuole fare bella. Lei soffre di presenzialismo e io il difetto dell'assenteismo. Io sono presente anche quando sono assente, perché basta che ci sto una volta e occupo spazio. Questo è il mio problema. Bene, allora... dopo questi sfoghi, chiaramente vedremo come sarà il proseguo. Al momento siete qui nel Consiglio Comunale con due gruppi diversi, ok? Quindi è una presa d'atto la nostra e poi vedremo il discorso simbolo.